Eder, Mech, Pallister. Valeria, alcuni uccellini sostengono che gli esami fatti a Rimini in merito al DNA non abbiano portato a nulla. Tu cosa dici? Io credo che con l'esame del DNA saremmo già a un buon punto, perché una volta che venisse fuori, come sono sicura che verrà, che quel DNA non appartiene a lui, se a quel punto si apre uno scenario diverso e bisogna cominciare gioco forza a guardare in un'altra direzione. Quindi anche tu sei abbastanza sicura che quelle tracce riscontrate sui famosi sette reperti non appartengono a Luis? Certissima, perché avrebbe dovuto avere il dono dell'ubiquità, essere in due posti contemporaneamente. E per quanto bravo, credo che non riesca neanche a lui ancora. A una tua amica hai detto che Luis avrebbe potuto uscire e tu hai un sonno molto pesante e non avresti sentito, poi tua madre parla di gocce per dormire, ma tu continui a sostenere di essere sicura che Luis non sia uscito. Certissimo. Sembra anche strano che in tutte quelle ore nessuno sia transitato dai garage. Però tutto può essere. Valeria mi fece riferimento a una persona che, avendo qualche precedente, pure se avesse visto il cadavere, avrebbe preferito fare finta di niente. Ricordiamo anche che alle 12:30 l'ascensore si muove proprio da laggiù, dal meno uno. No, cioè, con certezza non posso dire niente, però mi sembra abbastanza inverosimile, che comunque era un orario abbastanza, era tardi, ma non era un orario tardissimo, era tarda notte, quindi ci sta che qualcuno possa essere rientrato alle 10:30, alle 10:40, alle 11, essere passato dal garage, per esempio. Mi sembra tutto molto, un po' inverosimile, però. Ultimamente sembri ammorbidita, è forse frutto di un cedimento? Il cedimento no, la barra la mantengo dritta, però qualche attimo così sopra le righe l'ho avuto anch'io. Più sopra le righe che sotto. Quindi forse ti sei pentita di quella tirata di capelli a Manuela? Assolutamente no. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.